Tutti a rincorrere il Canicattì nel campionato di eccellenza siciliano, amici di Wii Sport, bentrovati all'Esseneto per il girone A, sfida ad altissima classifica tra Agragas e Nissa, seconda e terza del raggruppamento. Gli agrigentini a 30 punti in classifica, i nisseni a 28, il 4-3-3 di Mister Bognanni per questa sfida con Kebba in porta, difesa che vede sugli esterni Garofalo e Santa Maria al centro. Ci vanno invece Conti e Bisogno in mediana, Caronia con Brace e Mazzoni in avanti, il tridente offensivo con Camarà, Reducci e Taormina. Risponde l'Agragas dall'altra parte con Di Carlo, Baio, Tarantino, Taormina, Yobua, Tuniz, Bellanca, Maiorano, Silvano, Leonardi e Lindholm. Queste le scelte di mister Giuseppe Anastasi. Le due formazioni hanno fatto il proprio ingresso in campo all'Esseneto. Giocherà in Total Red a inserti bianchi la formazione padrone di casa dell'Agragas. Bianco invece, inserti giallorossi la Nissa. Si parte col film del primo tempo, un calcio d'angolo viene allontanato dalla difesa della Nissa, sono passati 5 minuti, Taormina carica il destro alto sopra la traversa di Kebba. Gara molto equilibrata, come testimonia la classifica che ricordiamo vede le due formazioni divise da soli 2 punti. Al 23esimo ci prova Reducci, viene atterrato così da Yobua per il direttore di gara, non ci sono gli estranei per il calcio di rigore, tanti dubbi dopo il nostro replay al minuto 32, calcio di punizione per la Nissa e Vittorio Caronia a incaricarsene. Il suo tentativo finisce alto sulla traversa di Di Carlo. Al 45esimo però la Nissa si addormenta, o meglio Brace perde palla, e allora a destra è Bellanca che ha tanto spazio, il traversone del numero 7 a volo d'angelo Leonardi, e il gol del vantaggio dell'Agragas, 1-0 all'Esseneto proprio allo scadere del primo tempo. La formazione del padrone di casa sblocca il risultato, gran gol quello di Leonardi sul preciso cross di Bellanca, termina così la prima frazione 1-0 tra Agragas e Nissa. Grazie alle immagini da parte di Salvatore Giglia, siamo pronti a raccontarvi del film del secondo tempo. 58esimo calcio di punizione di Bellanca, viene sventata così da Kebba che subisce anche il fallo in attacco. 61esimo tocca a Pardo al posto di Mazzoni, 3 minuti dopo ancora una volta l'Agragas a rendersi pericolosa. Qui infatti c'è un break offensivo da parte del neo entrato Piuga, che allora ha lo spazio per cercare la conclusione, finisce a fil di palo. Al minuto 69 tocca a Di Stasio per Reducci, 80esimo Vittorio Caronia su calcio di punizione, esalta i riflessi di uno straordinario Di Carlo. Minuto 84, c'è spazio anche per Loporto al posto di Brace. Al minuto 91 protesta la Nissa, c'è un lancio in avanti per Conti che si è aggiunto in zona offensiva, colpisce di testa anticipando Di Carlo, tutto fermo per posizione di fuori gioco, disperato il calciatore della Nissa. Poco dopo il triplice fischio all'Esseneto, fa festa all'Agragas che vince per 1-0 grazie al gol di Leonardi nel primo tempo. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.